Sai, con un qui per un altro video, più che altro è un video vlog che uscirà oggi al posto del video che ho fatto sulla quinta puntata di Game of Thrones. L'avevo già messo in carica come programmato per oggi pomeriggio, però ho deciso di metterci questo video un po' per ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al mio canale, che era da un bel po' che stavo a 79 iscritti, in quanto l'ho aperto un paio 5 6 anni fa. Solo che l'anno scorso, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di voglia, ho perso un anno e ci ho dato un po' su, e ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto raggiungere il traguardo dei 121 iscritti. Li ringrazio tantissimo. E sono contenta anche se pian piano sto crescendo col canale. E volevo parlarvi anche, ringraziare anche le persone che si sono entrate nella mia live ieri sera, perché ne ho provato a farne una di prova. È durata quei 20 minuti scarsi per vedere più o meno come poteva essere una live. Era più una live di prova e comunque è salvata, è già sul mio canale. Se volete andarlo a vedere, non è un granché perché non mi ero programmata niente di interessante, e allora abbiamo un po' parlato con chi c'era lì. In poche parole, io adesso domani avrei un lavoro, cioè più che altro un colloquio di lavoro, per trovare qualcosa di più stabile. Sì, nella live ho detto che stavo lavorando con un banchetto di piadine, però è una cosa saltuaria, e purtroppo ho lavorato nel mese di marzo, aprile niente, e qualche giorno a maggio, e generalmente sia marzo. Ho lavorato 3 giorni, mi sono presa quei 150 euro, però con 150 euro in un mese non ci fai niente. E ringrazio di vivere ancora con i miei genitori. A 35 anni non è una bella cosa, però ho sempre fatto fatica a trovare lavoro. Ho fatto comunque corsi di amministrazione, corsi per parrucchiera, per pasticceria, giusto per avere un qualcosa in più nel curriculum, da fare in modo che magari mi si ampliasse un qualcosa di diverso per andare a lavorare, avere più possibilità di cercare qualcosa per lavorare. E sinceramente il lavoro che ho fatto in questi giorni non è che non mi dispiace farlo, però è un qualcosa, è un lavoretto più come secondo, per arrotondare già quello che ho come stipendio, però avendo solo quello come stipendio non è che ci guadagno tantissimo. Infatti questo mese in teoria avrei dovuto fare 4 giorni, però mi sono ritrovata che giovedì sono andata a lavorare, come ho detto anche nella live, a montare tutto il chiosco. Venerdì, che avrei dovuto fare un'altra giornata, quindi dalle 7 del mattino fino alle 10 di sera, è sfumato perché avevo il fornaio di mio nonno, perché se n'è andato. Sabato ho lavorato e domenica, nonostante che piovesse a dirotto, abbiamo dovuto in qualche modo tenere aperto, e quindi teoricamente quei 4 giorni avrei preso, se no, 200 euro. Però avendo anche quel mese lì quei 150 euro, però con 150 euro in un mese, come ho già detto, con 30 giorni, 30/31 giorni, è impossibile camparci. Sia come secondo lavoro, se serve per arrotondare qualcosa, ci sta, però se non ti aiuta, se hai solo quello, conta poco. Allora spero domani il colloquio mi vada fatto bene, tra virgolette, spero, dita incrociate, perché
mi aiuterebbe a mettermi da parte i contributi e anche, come posso dire, fare in modo di essere più autonoma il più possibile, non dover campare più di tanto sui miei genitori. È un bel lavoro perché generalmente, anche se un banchetto di piadine spianate, crescentini o calzoni, è difficile, a seconda del posto di andare, cambio l'orario della mia sveglia. A marzo, ad esempio, mi svegliavo sulle 4 e mezza, 4 e un quarto, per essere alle 5 e mezza con la mia squadra davanti al magazzino qui dove abito io e andare fino a Scandiano nella provincia di Modena per lavorare 3 giorni di fiera di San Giuseppe. Quindi immaginatevi iniziare a lavorare alle 5 e mezza e fino alle 9, c'hai gente che ti arriva, montare i gazebi, metterli a posto, preparare i vari preparativi, poi quando sono le 9 devi pulire tutto, smontare, che prima delle 10, 10 e un quarto, massimo 10 e mezza, smonti tutto e poi te ne devi tornare a casa, e quindi arrivi sulle 11 di sera a casa, e quindi è già un peso, non perché non sia bello, però è difficile, è dura come cosa, è stressante in questi 4 giorni qui, quindi da giovedì 9, venerdì 10, 11 sabato e domenica 12 ero qui a Bologna, però già alle 7 del mattino giovedì abbiamo dovuto montare tutti i gazebo, quindi c'erano 5 gazebo, 5-6 gazebo, una cosa del genere, tendone più che altro, erano quelle specie di gazebo che se te le apri ti vendono, diventano dei, non, sì, dei, delle tende belle grandi, quelle lì, tirare giù tutti i forconi, che anche quelli hanno un bel peso, montare i tavoli, aspettare che ti arrivino le bibite, tutto quanto è un lavoraccio che dalle 7, da quando siamo partiti fino alle 10 circa pioveva e abbiamo dovuto aspettare che finisse la pioggia per riuscire a montare tutti, e prima delle 2 del pomeriggio non siamo tornati a casa, e quindi sono andata a mangiare alle 4 del pomeriggio. Ho fatto una specie di merenda, però dura. Venerdì hanno lavorato un po', sabato abbiamo letteralmente lavorato, non dico come dei muli, però abbiamo lavorato fino alle 9 di sera, cucinando. So che avevo contato tipo 7, 8, massimo 9 pacchetti da 2,5 kg di patatina. Quindi è un odore di fritto che non avete un'idea, che ti passa anche proprio la voglia di voler mangiare le patatine. E ora che ti fai anche le crescentine, e anche lì diventa dura, perché l'impasto bene o male era già stato fatto, però bisogna sottigliare una prima volta le varie strisce dell'impasto, che viene diviso in 6 parti. Sottigliare una seconda volta, una terza volta, tanto da fargli diventare sottilissime queste crescentine, e bisogna friggerle tutte quanto. Nel frattempo devi stare anche attento a quante patatine ci sono, perché ti devi fermare con le crescentine e partire con le patatine, ed è una cosa che se la fai tutta la giornata ti viene su un voltastomaco che non ha un'idea, e grazie a Dio, almeno tra virgolette, mi è andata bene, perché domenica abbiamo
diluviato tutto il giorno, quindi dalle 7 del mattino fino alle 3 e mezza, 4, che non abbiamo smontato tutto e siamo andati via, ha piovuto. E quindi dover smontare tutto quanto, pulire e caricare il furgone tipo Ducato e un furgone tipo Doblò e una macchina è stata è come andare direttamente sotto la doccia e farsi un bel bagno con i vestiti addosso, uguale. Quindi immaginatevi, già ti eri fatto una sfaticata il sabato, ti arrivi a domenica bagnato fradicio a casa che stai peggio di prima. E la cosa, sì, per quanto è bella, perché in fin dei conti mi piace, però a lungo andare stanca. Se è una cosa saltuaria, dici la faccio una volta ogni tanto e mi serve per arrotondare lo stipendio, è un discorso. Però se lo dovessi fare tutti i giorni ne uscirai, non dico matta, ma poco ci manca. Poi ieri, quando ho fatto la live, alla mattina ero andata a pulire il furgone. Quindi pulire i forconi e mettere a posto le tovaglie, mettere a posto le tende e poi mettere a posto le varie cibi nei frigo, tutto quanto. E è stato allucinante. E ieri pomeriggio mi sono partita a fare le lavatrici, quelle che avevo a casa, che ne ho fatte qui a casa random 4. Io ho finito stamattina che le ultime due lavatrici che mi mancavano, e per fortuna fino a sabato non dovrei avere altre lavatrici da fare se non il cambio di lenzuoli, che lo faccio ogni 15 giorni. E è stato dura la cosa, non è perché non mi piaccia il lavoro da lavorare con le piadine, però è una cosa che se devo fare parecchie fiere, cose del genere, non ce la farai come cosa. È una cosa che sì, mi fa piacere prendere dei soldi per il lavoro che faccio, però vorrei qualcosa di più stabile, quindi confido che domani riesca a passare il colloquio. Poi ho già pensato che già la prossima settimana, avendo già programmato tre video, che uscirà uno domani, uno il 18 di questo mese, 18 sabato, il 20, ho già questi tre video già in programmazione. Prossima settimana pensavo di andare a fare un giro per Bologna e magari portare via alcuni libri e magari riuscire a fare un piccolo video haul. Ma non di vestiario, magari qualche video di acquisti, perché devo andare a prendere un regalo per una persona a Bologna, perché il negozio che cerco non ha qui a Imola, c'è a Bologna, Milano, però qui a Imola purtroppo non c'è. Io volevo andare a vedere e magari riuscire a fare qualche. No, ripresa no, perché non avendo la GoPro faccio fatica. Sinceramente non sono sicura se uscirà, magari pensavo a qualche altro tutorial. Adesso vedo come cosa riesco a combinare questa settimana e la prossima. Quale che altro video riesco a fare. Adesso vediamo se cosa mi frulli per la testa, però comunque una live non so se riesco a farla questa settimana, però può darsi che la prossima quasi quasi la faccia la live. Con questo è tutto, alla prossima, ciao.